Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, anzi in questo nuovo video test in cui mi sono riproposto di fare una prova, di provare tutti i quattro miei droni che ho in questo momento, quindi iniziando dal Mavic Air, poi dal Parrot Anafi, all'Autelivo e infine all'Apsanzino. Li voglio provare in una nuova funzionalità, li vorrei provare in questa nuova funzionalità, nel senso che questi droni ovviamente nascono come telecamere volanti, quindi mi piacerebbe vedere il loro limite nell'essere telecamere volanti. Quindi la cosa che mi incuriosisce e che ci tengo a provare è questa: provare a riprendere uno scaler come questo, che è un twin hammer della Vaterra, e vederlo se in questo caso il Mavic Air, che è il primo drone che farà questo test, riesce a inquadrarlo e fare l'active track, cioè io guiderò il Vaterra mentre il drone, quello che spero riesca a fare, è tenerlo inquadrato e riprenderlo in autonomia. Quindi una funzione che per questi droni è abbastanza semplice, su cose grandi tipo, che ne so, un essere umano, uno che va in bicicletta, una macchina, però su un oggetto, o meglio su un mezzo di queste dimensioni, non sono tanto convinto che siano in grado di farlo. Oggi proviamo con il Mavic Air, poi proveremo col Parrot Anafi, Autelivo e Apsanzino. Quindi adesso ragazzi, preparo tutto. Ve lo dico già subito, datemi un like solo per la quantità di fango che sto tirando su in questa location. Quindi, indipendente dal video, voi datemelo solo per il fango che sto raccogliendo. Quindi ragazzi, adesso preparo Mavic Air, preparo Vaterra Twin Hammer e proviamo queste riprese in Haptic Track del Mavic Air. Ok, ci siamo. Siamo pronti al decollo. Ok. Adesso cerchiamo la posizione ideale per filmare il Twin Hammer, o meglio, per fare l'Active Track del Twin Hammer. E vediamo il comportamento del Mavic in modalità Active Track nel seguire un modello di dimensioni veramente veramente ridotte. Ok, abbiamo inquadrato il Twin Hammer. Ok, l'abbiamo rilevato, l'abbiamo agganciato, quindi adesso go. Adesso metto giù il radiocomando, prendo il radiocomando del Twin Hammer e inizio a muovermi. L'ha già perso, l'ha tenuto agganciato per un attimo, poi l'ha perso, quindi adesso vedete che ci dice anche l'applicazione DJI Go 4, ci avvisa che ha perso il soggetto che aveva, o l'oggetto che aveva agganciato. Adesso lo faccio riagganciare e riproviamo. So che è un esperimento abbastanza complesso, nel senso che è proprio un esperimento di curiosità, so che in realtà non sarà molto improbabile che riesca a tenerlo agganciato, anche perché l'oggetto un po' si mimetizza con il terreno e questo non aiuta il piccolo Mavic a tenerlo agganciato. Ok, adesso ci muoviamo ancora, adesso lo sta tenendo agganciato. Ecco che l'ha riperso. Tracking subject lost. Infatti l'applicazione ancora ci avvisa di averlo perso. Quindi riproviamo un'altra volta. Ok, go. Ok, lo tiene agganciato. Vedete, adesso lo sta tenendo un pochino più di prima. Ok, lo sta tenendo agganciato. Adesso lo sta tenendo per più secondi rispetto a prima, non l'ha ancora perso, lo sta tenendo agganciato, adesso l'ha perso. Tracking subject e infatti lost. L'applicazione ci avvisa che l'ha perso, quindi riproviamo ancora una volta. Ok, go. E vediamo. Lo sta tenendo agganciato. Ok, ancora agganciato. Adesso vado un po' avanti. E adesso l'ha perso.
Tracking subject Infatti, lost. l'applicazione ci avvisa di averlo perso. Facciamo ancora una prova, giusto per cambiando un po' la posizione nel campo. Adesso siamo in un'altra posizione, partiamo. Ok, vediamo, lo sta tenendo agganciato, lo tiene agganciato. Però vedete come l'oggetto si mimetizza col terreno, quindi veramente diventa difficile per il Mavic in questo caso, ma penso che poi lo sarà anche Tracking con gli subject altri, lost. perché l'applicazione ci ha appena avvisato di averlo perso ancora, lo sarà anche con gli altri droni. Quindi allora metto via tutto e tiriamo le conclusioni su questo primo Active Tracker su un modello RC in scala 1 a 10. Ok ragazzi, il test è finito, diciamo che non ha funzionato un granché bene, ma penso che poi sia un problema che avranno più o meno tutti i droni, anche gli altri cui proverò, perché comunque l'oggetto è veramente piccolo e soprattutto secondo me la parte più critica è la parte colorata della carrozzeria, che è veramente poca, quindi il resto secondo me il resto del modello si mimetizza con il terreno un po' troppo, la parte colorata, cioè il giallo della carrozzeria è veramente poco, quindi lui lo aggancia, lo rileva come soggetto, infatti inizia a seguirlo, ma poi dopo qualche metro lo perde, ma questo credo che sia un problema che avranno più o meno tutti i droni, anche gli altri che andrò a provare. Nei prossimi video, ovviamente, non oggi. Quindi, ragazzi, direi che non so cosa dire. Il primo test è un po' fallitino, ma non per colpa sicuramente del drone, ma è più un test così di curiosità, vedere il limite che riesce a avere l'Active Track. Ripeto, probabilmente con una carrozzeria più appariscente, probabilmente lo tiene agganciato di più. Con questo tende a perderlo. Comunque il test è solo un test così fine a se stesso, non è un giudizio di niente, perché tanto che cavoli lo usa un active track per un soggetto del genere, però è giusto per capire i limiti che hanno, o meglio, fin dove possono arrivare questi piccoli gioielli. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate come al solito un grosso pollice su, ricordatevi lasciatemelo solo per la quantità di fango che ho tirato su in questo campo e ci vediamo ovviamente nei prossimi video. Ciao!